verso la fine dell'estate del 1932, un gruppo di ragazze, in modo totalmente auto-organizzato, cominciò a giocare con i fili dell'imprevedibile, a far tremare, sussultare e poi crollare il castello di regole e preconcetti dietro i quali si trincerarono molti difensori della società dell'epoca. Per la prima volta, un gruppo di ragazze, insegnanti, sante, studentesse, buddiste, cominciò a giocare a calcio. Questa storia, appunto, come dicevo, è il terzo capitolo di una trilogia di testi sullo sport. In realtà è un'indagine su alcuni personaggi sportivi che si sono trovati in un contesto storico ostile. Parliamo ad esempio di un pugile sinti durante il partito nazista. Parliamo di Alfonsina Strada, che è una ciclista che ha corso, unica donna nella nostra storia, il Giro d'Italia. E ora parliamo del gruppo femminile calciatrici milanese, quindi un gruppo di ragazze che fondano di fatto la prima squadra femminile in Italia sotto il fascismo. Questa storia è arrivata da Vita Milanese. Io vivo a Milano praticamente da quando ho 21 anni ormai. Anche se sono molto, ancora molto, molto radicato anche alla mia terra d'origine, la Sardegna. È una storia che mi è arrivata attraverso delle cronache e che poi sono andato un pochino a ricercare attraverso fonti storiche, archivi e attraverso anche vari studi che sono stati fatti da storici dello sport. Una volta raccolte le informazioni, poi mi sono divertito a convertirla in un testo teatrale, quindi mantenendo fedeli le informazioni storiche e giocando invece un pochino con le parole, con le suggestioni, come si usa fare a teatro, insomma. Una storia che parla di diritti, dove c'è comunque un totalitarismo di mezzo e che cerco quantomeno di far passare alternando un linguaggio, chiamiamolo leggero, a un linguaggio invece, a momenti invece un pochino più profondi, un pochino più... I boati del pubblico spingevano le ragazze che correvano unite per il l'uomo che porta sul palco non la voce di una donna ma la voce di tante donne in un periodo drammatico della nostra storia, qual è il fascismo. La cosa più difficile forse è stata quella di dare una tridimensionalità a queste persone, perché non sono personaggi ma sono state persone che hanno portato alla concretezza sono state le prime a far ottenere appunto il riconoscimento di sport professionistico al calcio femminile. Quindi Michele interpreta tante protagoniste di quella squadra, tante di queste donne che sono state coraggiosissime, molto furbe, molto intelligenti, molto determinate. Una vera squadra, con un nome, un campo in cui giocare, delle persone al suo interno. Una squadra femminile di calcio. Un'idea così bella che quasi non si riusciva a dire.